Ciao ragazzi e bentornati su Serink, il canale che parla di tatuaggi a 360 gradi. Oggi speciale 5.000 iscritti. Quindi come prima cosa vi ringrazio per queste 5.000 iscrizioni e vi ringrazio per seguire il canale. Quindi 5.000 iscritti e come vi ho promesso oggi vi racconterò un po' della mia vita e la strada che ho fatto per diventare un tatuatore. Vi sarete sicuramente chiesti perché quell'aggeggio lì dietro, semplicemente perché è come raccontarvi della mia vita se non presentandovi un pezzo della mia vita. Ed è per questo che volevo presentarvi per questo speciale 5.000 iscritti Siu. Ui, guarda di là, guarda la telecamera, guarda lì sopra, vai. Iniziamo. Tu non fare macelli, vai dove vuoi ma non fare macelli, va bene? Siu, che è il mio gufetto nano, che oggi è qua con me, ma solitamente vive bello e beato in 20 metri quadri tutti suoi tra legni, trespoli, rocce e quant'altro, quindi è in cattività ma sta benissimo, quindi non fatevi domande strane tipo starà in gabbia, no, è libero in una stanza attrezzata per lui. Detto questo video perché? Perché molti di voi avranno pensato sicuramente sì, va bene, ok, sei Serink, fai le live, fai le review, elargisci i consigli a destra e a manca, ma tu chi sei? Esatto, io chi sono? E oggi ve lo volevo raccontare. Praticamente nel lontano 1980, ma che fa brutto dire 1980, cioè fa davvero strano, sembra un 2000 secoli fa. Allora, nel 1981 i miei genitori all'epoca erano sprovvisti di tele, o se c'era comunque era brutto, i programmi che davano erano noiosi, quindi una sera annoiati decisero di copulare. Da lì probabilmente incominciò. Arrivati a 14 anni, a 14 anni venne espulso da due scuole superiori, quindi i miei genitori, prendendomi da parte molto tranquillamente, mi dissero: Sergino bello, o vai a lavorare o vai a scuola, e visto che a scuola sei una capra, vai a lavorare per una decina di anni. Le date prendetele un po' così, perché se c'è una cosa che non ho è la memoria. Io probabilmente di memoria avrò un mega. È occupato da mangia, bevi, le cose primarie sono le uniche cose che mi ricordo, le altre passano in secondo piano. Lavorai per una decina di anni, feci un lavoro che a me non piaceva affatto. In tutti questi anni però continuavo a coltivare delle passioni per poter riuscire a fare un altro lavoro. Cominciai a fare tutte le arti marziali di questo mondo, box, kick, karate, jiu-jitsu, kung fu, vinci, un capoeira, tutto quello che era possibile per cercare uno svincolo per poter fare un lavoro che non era quello lì che stavo facendo. E per 10 anni non riuscii a fare un bel niente, perché col titolo di studio che avevo era abbastanza impossibile. Io sono proprio schietto e vi dico le cose uomo uomo così, Un bel momento, all'età di 24-25, facciamo così, vi va bene, accettate il 25, mi domandai. Perché non provi a fare i tatuaggi? Esatto, perché no? Perché non provare? Vado un po' veloce perché sennò la roba diventa poi noiosa, pallosa, no? Questa idea mi venne in mente perché da piccolino, come vi ho detto, facendo tutte quelle arti marziali, ero molto appassionato della Cina, del Giappone, di tutte le culture. Anche perché, piccola premessa, il mio sogno da bambino era di diventare un ninja. O un membro della Yakuza, tutto tempestato di tattoo, quella gente lì che fa un po' brutto, no? Adesso non ne ho per assurdo, ce ne ho pochissimi. Ok, ma veniamo al nocciolo, ok? Voglio diventare un tatuatore, quindi tac, preso il computer, eBay, cercai kit per tatuare, ta-da-da-da-da. Ovviamente trovai un kit a $100 forse in Cino Giappolandia, quindi kit preso, ordinato in Cina. Mi sono detto arriverà più o meno in un mesetto e mezzo, perché prima era così. Dovevi proprio aspettare il cinesino in bici che ti portava il tutto, era molto più sbatti. E mi sono detto nel frattempo che cosa faccio? Mi informo. Iniziai principalmente con YouTube, cercare informazioni, poi su un forum, perché all'epoca le informazioni erano davvero poche, non c'erano i social, tutte quelle cose lì, quindi dovevi andare nelle uniche cose che ti permettevano di avere delle info, no? Quindi andai su questo forum dove c'era altra gente come me che stava imparando e io do un consiglio a te, tu dai un consiglio a me, si apprendeva un qualcosa. Probabilmente tuttora oggi il forum è ancora vivo, si chiama tatuatori.it, che ringrazio tantissimo. Il forum aveva un po' il compito di dare delle piccole info che all'epoca non c'erano, no? Nessuno ti insegnava, non è come adesso che vai in studio, no? Cercavo di dare delle info, che è quello che faccio io con voi. Era una roba molto più social. Non c'era il corso, lo stage, il workshop, tutte le robe da fighe. Quindi questo era l'unico modo. Perché negli studi c'era ancora una cultura, e quelli che hanno la mia età possono confermarvelo,
che non si andava lì a fare l'apprendista, adesso non c'è neanche più l'apprendista, adesso uno ti scrive un messaggio, hai una postazione? No, una postazione, prima devi imparare e poi se mai mi puoi chiedere di venire da me a lavorare. Prima era, provavi ad andare a chiedere a qualcuno, erano tutti gelosi, come se tu dovessi rubare il lavoro domani mattina, no? Non capivano che se mi dai aiuto io imparo in 2 mesi, se non me lo dai imparo in 1 anno, ma se è la mia strada la farò comunque. Se invece sono una bestia puoi darmi l'aiuto che vuoi che non imparerò mai, ma questa è la vita. Quindi gli studi? Zero, nessuna info, gelosissimi, nessuno che apriva bocca, era il lavoro più tabù del mondo prima. Tra l'altro all'epoca non ero appassionato di tattoo e volevo imparare a farli, non ne avevo neanche uno, non volevo neanche farne uno, però iniziai con questa scimmia, anche perché non ero molto ricco all'epoca, anzi ero un poraccio, come lo sono anche adesso, ma prima ancora di più. Abitavo nelle popolari, ero ancora più povero ancora. E quindi la mia idea di farmi un corpo yakuza tutta la schiena era impossibile. Non ero molto per i mezzi termini, mi faccio le cazzatine o mi faccio... Avevo l'idea di fare o il kimono intero oppure niente. Giusto? Giusto. Quindi soldi non ce n'erano e poi all'epoca non ero neanche visto bene bene bene. Cercai di informarmi quindi in tutti i modi possibili. Nel frattempo il cinesino con la bici arrivò in Italia e mi portò il mio kit, bellissimo kit da 100 euro. E quindi da lì iniziai a fare delle pelli sintetiche o delle cotenne che mi procurò il mio macellaio di fiducia. Perché con un kit da 100 euro ero consapevole che non potevo tatuare pelle umana. Anzi, non fatelo neanche voi di usare un kit da 100 euro per della pelle vera. Se dovete fare delle prove, ok, non tanto per la macchinetta, gli aghi, ma per i colori. Io non mi fiderei tantissimo. Che poi i colori restano sotto pelle, non si sa quei kit lì da 100 euro cosa possono avere dentro. Per avere 100 euro sicuramente schifo. Però per far pratica su pelle sintetica, perché no? Impara a impugnare la macchinetta, che vada bene o male, comunque non sono 1000. Poi sempre grazie al forum, un ragazzo che costruiva macchinette mi fece la mia prima macchina a mano personalizzata e all'epoca costava sui 350.000 lire, o c'erano già gli euro, non mi ricordo, ma fa niente, tanto è uguale. Che vi devo dire, costando così tanto, effettivamente era una merda anche lei, come quella cinese. Un po' perché ti fidi di Tizio, di Caio, però era una merda. E questo lo scoprì però solo dopo, perché da quello che dicevano di questo ragazzo sul forum, questa macchinetta sarebbe dovuta essere una bomba. Per questo vi propongo le macchinette, cerco di farvi capire quelle che vanno, quelle che non vanno, per far sì che non veniate gabbati anche voi, per non farvi spendere dei soldi inutili. Sta macchinetta quindi un disastro, rimandami la macchina, te la metto a posto, te la rispedisco, te la rifaccio, te la rigiù, la macchinetta alla fine non è mai andata. Quindi da povero operaio che ero, misi da parte ancora i miei soldini, comprai un'altra macchinetta e iniziai a provare su pelle vera. La mia, come cliente e come tatuatore, perché non ne avevo neanche uno, però decisi di farmelo addosso a me. Una bella macchinetta, Google, il primo lotto che c'era, stampato sulla pelle, tac, pronti, partenza via, andiamo. Ovviamente un dramma. Beh, ovviamente un dramma, era ovvio. Pian pianino, prove su prove, mi feci dal polso fino al gomito, perché dal polso al gomito me lo sono fatto io quando stavo imparando. Ovviamente è il posto più scomodo del mondo, perché non riesci a tirare la pelle, devi andare contro il muro, un po' in mezzo alle gambe, è comunque scomodo, è il posto più scomodo per iniziare. E ovviamente per fare da polso al gomito un disastro, perché all'epoca sapevo solo in modo teorico, forse, come andava fatto, ma in modo pratico nessuno mi aveva detto devi fare in questo modo o devi fare in quell'altro modo, quindi prove su prove. Dopo il mio braccio provai su qualche amico, su qualche altra pelle sintetica, feci ancora prove, su prove, 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 prove. Ci presi pian pianino la mano, perché facendo sbagli su me, sulla pelle, comunque imparavi, quindi cominciai un po' su me, un po' sugli amici, un po' sugli amici degli amici, il cerchio si allargava sempre di più, io facevo esperienza, tutti i giorni tatuavo a bomba, e non dopo tantissimi mesi, perché a me non piaceva stare in casa, quindi le prove le faccio su di me, sugli amici più stretti, ma non ho mai portato un cliente in casa. Al limite sono arrivato all'amico dell'amico e poi mi sono detto basta, apriamo lo studio. Anche perché quando diventi un po' bravino è difficile che una persona venga in casa a farsi un progetto tanto grande. Quindi se vuoi farti un nome e fare cose un po' belline devi aprirti lo studio o andare presso un altro studio. Va bene fino adesso, Siu? Sto dicendo le cose giuste? Siu ha deciso che non si girerà mai. Resterà di culo con la faccia girata di qua ogni tanto. Anche questo passaggio qua di farle in casa, oggi è anche possibile non farlo più, perché ci sono studi che ti prendono come apprendista. Ed è sicuramente meglio, perché eviti di imparare da solo, di fare degli sbagli. Se sei in uno studio dove una persona ti segue è molto molto meglio e più veloce la crescita. Quindi, tornando a noi, continuo a aprire parentesi, ma questo discorso è lungo e complicato, sono 8.000 anni in 20 minuti, come faccio a mettervelo dentro? Scusatemi, ma è difficile per il mio cervello concepire una cosa così. Anche perché non ho memoria, non mi ricordo, quindi devo ricordare.
È un casino. Quindi misi da parte ancora qualche soldino e una volta imparato facendo le piccole cose, scritte, scrittine, cazzatine piccole, andai da quelli che reputo i massimi esponenti in Italia oggi di giapponese e di realistico, ok? E feci dei seminari con loro. Tenete presente che queste persone all'epoca chiedevano dalle 900 alle 1200 euro al giorno per essere guardati. Avete capito bene, al giorno. Quindi tornando al discorso di prima, se avete qualcuno che vi ospita è molto meglio, perché imparate più in fretta e non spendete niente. Magari queste persone che vi ospitano e vi fanno questo grande favore, visto le cifre che si spendevano prima, portiamo un po' di gratitudine. Altra parentesi, perché noi oggi apriamo parentesi, noi abbiamo voglia di aprire parentesi, tu apri una parentesi, Su? No, Su non gliene frega proprio niente. Vuoi aprire una parentesi? No, non vuole aprire una parentesi. Tornando a me, ci sono quasi arrivato, state lì, ci sono quasi, sono vicino. In questi seminari uno di questi due mi illuminò. Il boss mi disse, visto che tu mi hai detto che impazzisci, con regolazioni, bobine, cose varie, perché non provi la rotativa? Piccola parentesi, ne apro un'altra, perché per voi è una roba normale, la rotativa. All'epoca io non la conoscevo, non la conosceva nessuno, perché lui in Italia è stato il primo a usare una rotativa. Tu prima entravi in convention, era un alveare, chi ha la mia età lo sa, era un casino di macchinette. E all'epoca, quando iniziai io con la rotativa, voi non avete idea. I miei amici mi tirarono un culo così. Tu usi la rotativa, la macchinetta finta, non fa rumore, è un giocattolo perché non usi le cose serie, i tatuaggi si fanno con queste. Adesso, col senno di poi, tutti pian pianino si sono convertiti e io me la rido, perché è così. Detto questo, comprai quella macchinetta lì, mi trovai benissimo, ne comprai altre 3, 4, 5, 6, 22. La faccio in breve adesso perché siamo arrivati alla fine. Praticamente 8 anni fa aprì il mio primo studio, dove attualmente siamo dentro in 3. Ovviamente 8 anni di soddisfazione, che 8 anni, 10 anni fa quasi, detto che le date non fanno per me, e 2 anni fa decisi di aprire un secondo studio dove attualmente lavorano dentro in 6. Fine. Fine, basta. Non ho avuto una vita estrema, quindi lo so che era un po' palloso, ma voi volevate sapere da quanti anni, da cosa, da chi. Vi ho raccontato un po' tutto, ok? Spero di avervi fatto contenti. Passiamo ai commenti, alle vostre domande. Questo non c'era dentro alle vostre domande, però ho continuato a scrivermelo, ogni tanto salta fuori qualcuno, sei gay, sei froccio, di qua, di là. Sì, mi piacciono gli uccelli, l'avete anche visto, lui non è l'unico, ha un altro gufo reale che è grosso così. Ma però no, sono gli unici uccelli che mi piacciono, ragazzi, io convivo felicemente da qualche anno, quindi no, sono anche abbastanza virile, se chiedete ai miei amici vi diranno così. Passiamo ai commenti. Senza di 86 mi scrive, è interessante sentirti parlare di dettagli tecnici come i cheloidi, hai mai pensato di fare dei video nel quale spieghi i peggiori errori dei tuoi colleghi e delle conseguenze o dei rimedi? Sarebbe bello, ragazzi, sarebbe molto bello. Però, come vi ho detto prima, ho un po' di impegni, c'ho un po' di hobby, faccio questi video, se non sto facendo questo è perché sto facendo l'episodio, se non è l'episodio non riesco proprio con i tempi, o faccio una cosa o faccio l'altra, magari in un futuro li farò. Però i video tecnici sono molto difficili, perché magari devo spiegarvi, devo fare delle presentazioni video, fare degli esempi, occupano molto più tempo, anche nel montaggio, nell'editing, però non è detto che un domani io non possa farli. Pantaleo mi scrive, perché non apri tu uno studio di correzione tattoo? Io faccio correzione tattoo, io se devo fare una cover la faccio, ne ho fatte tante di cover. Non ho bisogno di aprire uno studio apposito per fare cover, anche perché una persona, un artista come si fanno chiamare, non ama fare sempre cover, perché sono difficili, sono da pensare, portano via un sacco di tempo, anche prima. Non è vero che basta una bozza e poi fai una cover, vanno pensate molto prima. E il tempo che tu impieghi prima, nell'impazzire, nel cercare il come e il quando, non te lo paga nessuno. Quindi uno studio che va avanti solo a cover è difficile che lo trovi. Anche perché poi non hai la libertà di poter fare quello che vuoi. Devi andare dietro a quello che c'è dietro, scusate il gioco di parole, ma devi stare dietro al tatuaggio che già c'è. Quindi non sei libero di fare quello che vuoi. Non è come quando vi fanno vedere in tele che ne mettono su uno nuovo, vanno e buon è fatto, no? Non è proprio così semplice la cover. Anche lì sarebbe bello fare un video dove spiego bene come si fa una cover, come si pensa una cover, e magari la farò. Detto questo, non voglio aprire uno studio sulle cover, anche se io volendo ad oggi, visto i lavori che ci arrivano da persone che lo fanno in casa, da studi che hanno appena aperto, da ragazzi che stanno imparando, io nel mio studio oggi potrei vivere soltanto di cover. Volendo, io oggi potrei vivere solo di coperture, che ne entrano davvero tantissime. Mirko ci scrive,
Non basta avere i baffetti, sei lì per commentare, non per dire solo ci sta, sei inutile. Sei lì per commentare, non sono lì per commentare programmi. Sono lì perché mi va, non è che devo fare qualcosa, è il mio canale, posso anche parlare di come si fa una ceretta, posso anche far vedere come si fa la pipì a testa in giù. Se non ti piace, schiacci pausa e io non parlo più se ti do così fastidio. È semplice, Mirko dagli occhi blu. Black ci scrive: quanti tatuaggi hai coperto nella tua carriera? Domando per togliermi una curiosità. Ho coperto la mia carriera? Certo che ho coperto la mia carriera. Penso di fare una stima di 2 tatuaggi a settimana per 10 anni. Se vuoi fare il conto, sono parecchie cover. Molte cover. Sempre lui mi scrive: non hai saputo dire se questi lavori sono più difficili dovendo trovare qualcosa da coprire. E se il fatto di abbozzare e tatuare subito senza prendersi del tempo per sistemare il tutto aumenta la difficoltà. Ma uno non dovrebbe abbozzare al momento, non è che aumenta la difficoltà, aumenta che sei deficiente, al tuo cliente devi prestare attenzione e il tempo che merita. Se una cover non riesce a trovare l'idea, magari poi la trovi in un minuto, magari trovi l'idea in un minuto e parti. A volte non bastano settimane e rimandi finché non ti viene l'idea, se no non gliela fai piuttosto. Se sai che esce una cagata, la cover non l'inizi neanche. Ghost ci scrive, ovviamente, vabbè, sempre riferito a tatuaggi da incubo che ha fatto scalpore, quella roba lì, vabbè, che te frega del copri macchinette, cazzi loro. Esatto, la frase non fa una piega, hai ragione Ghost, che me ne frega a me di loro? Niente, cazzi loro, sì è vero, ma a me non me ne frega cosa fanno loro, loro potrebbero andare a fare del sesso con le mucche e la cosa non mi tocca, il problema è che non voglio che passi il messaggio che sia normale questo. Sempre per il solito motivo, i ragazzi che stanno imparando guardano un programma tipo quello e percepiscono automaticamente che va fatto così, senza mettere sopra niente. E invece non è così. I copri, i macchinette sono importantissimi. È questo il messaggio che deve passare a quelli che stanno imparando. Che serve copri macchinetta? Poi loro, liberissimi di fare quello che vogliono. Possono anche bucarsi con degli aghi ruggini, a me non interessa. Allora, Biagio ci scrive: qual è stato il primo tatuaggio che hai fatto e a chi? Il primo tatuaggio l'ho fatto a me e mi sono fatto un fiore di loto, che è questo qua che non riesco a farvi vedere, questo qua dentro. Il secondo era un mio collega, sul collo ho fatto 3 lettere, anche se la posizione è infida perché il collo è uno dei punti più difficili in assoluto se non sei bravo, perché sanguina tantissimo, soprattutto se non sei bravo e continui a ripassare, e per 3 lettere in corsivo ci misi più o meno 6 ore? 6 ore, sì. Non era proprio pratico. Rambo ci scrive: fai un video sulle cover che hai fatto tu e vediamo quanto sei bravo. Cioè mi tira anche la scoccata, capito? Mi tira anche la frecciatina. Rambo. Minchia Rambo, bella Rambo. Bastava cercarli sul canale, ci sono. Ho intere live dove faccio cover. Lasciano il tempo che trovano a volte le cose così, Caro il mio Rambo. Sei Rambo, Poi se vogliamo fare i precisi, io faccio quello che voglia, per te non è che devo fare qualcosa, anche no, perché dovrei, chi sei? Suicidati ha scritto: sì, ma che cazzo di contenuto stai portando? È come se stessi guardando un episodio con te, con la differenza che tu guadagni. Ma sei serio? Ma puoi farti un abbonamento Sky, schiacciare pausa e andare a guardartelo su Sky. Cosa vuoi dalla mia vita? Non ti hanno obbligato, Non è un percorso che devi fare per uscire dalla tossicodipendenza a guardare un mio video. Puoi anche non farlo. Poi c'è il copyright, io sto mettendo immagini di altri, io non prendo niente da questi video. Caro amico mio, non sai proprio come funziona la roba. Anzi, io sono pure bloccato in Inghilterra per questi video qua. Il mio video non si vede, non va neanche in onda, vieni bloccato, non lo vedi, è scuro, è nero, out. E in tutta Italia non prendo soldi. I produttori di questo programma qui stanno prendendo i soldi delle mie view. Che penso si aggiri intorno all'euro e mezzo, 2 se vogliamo parlare di soldi, Al mese, soldi, Ci sono certi colori per tatuaggi che possono creare allergia? Ti è mai capitato? Mi è mai capitato, sì, molti anni fa, con un rosso, anni fa, quando i colori non erano certificati per l'Italia e quando contenevano ancora altre tante cose. Oggi che sono tutti, almeno le marche più importanti, dovrebbero essere vegan, quindi tutto free, tutti super mega controllati, non dovrebbe capitare più niente. Creare allergia no, che il colore ti faccia allergia sì, non è che te la crea l'allergia, ce l'hai già tu, è insita in te e si manifesta quando usi quel colore. Ad oggi non dovrebbe succedere più.
The Ghost che ha la faccia da Pierin Pierino, ci scrive: tu stai tanto lì a criticare, ma stai zitto che è solo invidia. Riferito a tatuaggi da incubo. Perché dovrei essere invidioso? Sono accasato, sono tranquillo. Beh, sono piccolo e nero e non sono bellissimo, ma però non mi lamento. Ho due studi e forse non sono neanche gli ultimi. Piccolo spoiler. E non so perché dovrei essere invidioso di andare in tela a far figure di merda, a far finta che copro tattoo che non riesco a coprire perché non sono bravo. Non trovo nulla da invidiare a questa gente, eh? Ma proprio nulla. Poi se tu trovi una motivazione me lo scrivi, ma io non sono proprio invidioso di quella gente lì. Io quando sono lì, se mi vedi un po' con il rammarico, sono dispiaciuto per quelle persone lì, è diverso. Io sono dispiaciuto per i ragazzi che si fanno fare le cover lì, perché alcuni sono rovinati davvero. Claude 28 mi scrive: attento al copyright. Dov'è? Daniele mi scrive: ma ti fai le ciglia? Che senso mi faccio le ciglia? No, sono queste, non faccio niente. Poi le ciglia? O le sopracciglia? Cosa vuol dire mi faccio le ciglia? Sai che non ti seguo tanto. Giuseppe: oh, ma come fai a farti regalare le macchinette? Comunque sempre top. Non è che mi faccio regalare le macchinette, ci sono ditte che sono tanto convinte da fare delle macchinette belle che me le mandano per far sì che io ne parli. Ci sono altre ditte che non gliene frega niente, come ci sono ditte che non sono tanto sicuri della qualità delle loro macchine, quindi non me le mandano neanche perché magari ne potrei parlare male. Tanti ci sono i neofiti alla quale poterle vendere. Per fortuna che però poi risaliamo la classifica e c'è Lorenzo Bacci che mi scrive: sei un bufu. What the fuck, bufu? Cos'è un bufu? Lo prendo in modo bello, dai, sono un bufu, va bene. Van ci scrive: a prima vista sembri proprio il classico hipster snob con la puzza sotto il naso. Bene! E ti risponderò. La prendo un po' come scusa per raccontare un po', per spiegare un po'. Io a prima vista appaio un pochettino saccente, no? Di quello che vuole sapere le cose, le dice, sa tutto di tutto, ma non è proprio così. Io sono una persona molto umile invece, anche se non sembra. Visto che da quando sono giovane ho fatto esperienze e fatto cose, e ne ho fatte davvero tante, delle cose che so, se mi chiedono o se se ne parla, io rispondo come se ne sapessi qualcosa. Ma se tu domani vieni da me e mi parli di come si fa un audio di un cinema, io non lo so e mi tiro indietro e dico: no, guarda, non lo so. Anzi, apprezzo se tu lo sai e me lo spieghi, perché apprendo qualcosa, sono molto curioso. Quello che non so cerco di impararlo. Ma non impongo la mia idea su una cosa che non so, non sono così. Sono molto umile lì invece, mi piace imparare. Anche il fatto che mi dicono, adesso non c'è forse il messaggio, mi hanno detto, sempre per tatuaggi da incubo, mi scrivono qualcosa come: ti senti il migliore? Di sketch di quella gente lì, sicuramente sì. Ma nel mondo no, io riconosco chi è più bravo di me, io non mi credo il migliore. Anzi, io sono una di quelle persone che se vede una persona più brava, la stima. La prende come ispirazione, come punto da raggiungere. Non sono geloso, non invidio dov'è lui, cosa ha fatto lui. Anzi, lo prendo come spunto. Perché le persone umili fanno così, capiscono quando non sono all'altezza e imparano da quelli più bravi. Quelli che non sono umili, quelli che sanno tutto loro, invece, sanno tutto loro. Il problema è che le persone che sanno tutto loro resteranno dove sono. Sono nel loro piccolo mondo dove loro hanno imparato tutto, non devono più imparare niente, vedono gli altri come inferiori e non impareranno più niente. Poi se mi dici perché davanti a una telecamera mi metto a dire la mia e spiego secondo te io so tutto di quelli là, è perché in 10 anni di lavori continui, probabilmente a livello tecnico sono una persona che sa quello che fa e quindi capisce che sbaglia e capisce che no. Poi se vogliamo parlare dal livello gusto, i miei lavori ti possono piacere oppure no. Ma sicuramente sono una persona che sa come si tatua. Ma non sono l'unico al mondo, in tantissimi lo sanno. Io lo faccio davanti a una camera e loro no. Però dopo 10 anni ho acquisito l'esperienza per poter dire come si fa un tattoo. O perlomeno dire come stanno sbagliando gli altri. Questo non vuol dire che sono il più bravo al mondo. Anzi, ce n'è di molti più bravi di me. Molti peggiori di me. Io ho frantumato le palle. Andiamo avanti. E smorziamo la tensione con Maddalena che mi dice: sembri mia zia, che schifo. Come siamo tutti? Io se avessi una zia che mi assomiglia mi farebbe un po' schifo. Lo zio non lo so. Una zia è bruttina, eh? Soprattutto se porti i baffi come me, non è bello. Per fortuna che poi arriva Sara e mi chiede: ma c'hai il rossetto marrone? No, perché dovrei avere il rossetto marrone, Gioia? No, non ce l'ho il rossetto marrone.
Perché dovrei averlo sotto marrone? Ragazzi, sono finiti i messaggi. Sono finiti i messaggi. Dai, un po' della mia vita ve l'ho detto. Ho risposto a qualche domanda, qualcuna stupida, qualcuna, quelle che mi avete fatto. E non è che me le posso inventare. Ciu, sei contento? Ciu è contento, vi saluto anche lui. E non mi rimane che ringraziarvi. Ricordarvi di iscrivervi al canale, di mettere un like se vi è piaciuto il video, condividere il video, commentare qua sotto con delle altre domande, magari per il prossimo 10.000, per il 15.000, non so quando farò il prossimo video. E per il momento, ciao e alla prossima. Ti sei rotto le balle, era troppo lunga la storia e io ho cercato di farla un po' più corta, però dovevo raccontare qualcosa, non sono tanti anni, non potevo freddarli lì in 5 secondi. Ho fatto un po' un sommario, non ti è piaciuta? Cioè non vuoi proprio dire niente di questa cosa qui, se ti è piaciuto o no? Tu sei uno di quelli che non commenta sotto i video, vero? Sei una di quelle persone lì? Un minimo, fatti vedere un attimo preso dal discorso, lì che parlavo, non hai fatto nessun verso.